iniziare, appunto, visto che comunque ci sono amici che sono ovviamente curiosi, di sicuro la prima domanda è perché, cioè come nasce appunto questa intenzione di muoversi e di creare questo decreto a favore delle unioni omosessuali? Perché un'eterosessuale sposata con quattro figli si è messa in questo Perché disastro? sei Che te gattara, l'hai mangiata quel Diego? giorno? Perché sei È una gattara, è una gattara? gattara. Ah, quindi Non lo discrimini i sapevi? cani? No, ce n'ho quattro. Hai anche i Sì. cani? Quattro Quindi. cani, quattro gatti, Ah, per cinque forza. somari, due cavalli e un marito. È Eccolo, l'ultimo della lista, eccolo. Che non hai però, eh. contato però né tra i somari né No, mio marito è un gatto. Ah, Se lo perfetto. dovessi classificare direi che è un gatto. È un mitico Perché è un gatto. coccolone o Sì, perché è un testardo? coccolone. Ah, ok, Allora, perfetto. perché unioni civili? Unioni civili perché l'Italia è l'ultimo paese d'Europa a non aver dato una tutela alle coppie di persone dello stesso sesso. Probabilmente, io non sono cattolica, però rispetto comunque anche tutti gli altri, probabilmente nel nostro paese l'ombra del cupolone arriva così lontano da poterci impedire di arrivare immediatamente al matrimonio, come è accaduto già in tanti altri paesi. Io personalmente sono favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso, rispetto però il mio partito e il mio segretario e premier Matteo Renzi, che ha indicato nel programma delle primarie del Partito Democratico Unioni Civili modello tedesco. Io ho preso questo testo, il testo tedesco, l'ho trasformato in un articolato di articoli, appunto, di una norma. Non ci ho messo gli stessi errori che avevano fatto i tedeschi quando fecero il primo testo Unioni Civili, cioè non avevano messo dentro tutti i diritti sociali, non avevano messo dentro la reversibilità della pensione, mentre io, noi, posso dire noi senatori che abbiamo lavorato a questo testo, vi porto anche il saluto di Sergio Lo Giudice che ho sentito prima di venire qui. Abbiamo messo dentro tutti i diritti delle persone sposate nell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Abbiamo messo dentro tutto ciò che riguarda la condizione sociale e lavorativa dei singoli soggetti, quindi anche la reversibilità della pensione. Non abbiamo messo dentro solo due cose che sono vietate da altre leggi. Una è l'adozione, che resta comunque vietata per single o per coppie di conviventi, e l'altra è la legge 40, che è esattamente ciò che afferisce a tutte le pratiche, di procreazione assistita, che è vietata dall'articolo 1 di quella legge. Escludendo questi due diritti, perché anche questi sono dei diritti, tutti gli altri sono estesi a coppie dello stesso sesso, di persone che decideranno di sottoscrivere un'unione civile. Io personalmente sono favorevole al matrimonio egualitario, come lo è la Boschi, come lo sono tanti altri nel nostro partito. Noi abbiamo scelto di accantonarlo, il DDL numero 15, firmato da Sergio Lo Giudice, da me e da tanti altri, sul matrimonio egualitario. Probabilmente in questo paese noi dobbiamo fare tutti insieme una rivoluzione di natura culturale, dimostrare che appena ci saranno le unioni civili e tanti di voi acquisiranno finalmente i diritti e usciranno dall'ombra, non cambierà in modo sostanziale questo paese, non pioveranno rane dal cielo, non arriveranno i sette flagelli di Dio, semplicemente diventeremo un paese più civile, più inclusivo, un paese migliore, e poi tutti insieme, anche noi che avremo votato per unioni civili, cercheremo di arrivare insieme al matrimonio. Questa è l'unica strada che io penso sia percorribile, ma su questo Alessio mi puoi essere di sostegno, l'unica strada percorribile in un paese che dal Medioevo deve uscire in tempi rapidi. Allora, prima di entrare un po' nel merito di questo disegno di legge, forse è opportuno anche per inquadrarlo storicamente, no? Raccontare un po' di cose, no? Dire che siamo arrivati qui in Italia, siamo arrivati oggi qua in Italia dopo un percorso di 30 anni ormai, no? Da quando alla fine degli anni 80 una parlamentare socialista presentò il primo disegno di legge su questo tema, da quando nell'88 un piccolo Stato europeo fu il primo, la Danimarca, fu il primo ad aprire il matrimonio anche alle coppie omosessuali. No? Da lì in poi, lentamente, ma sempre poi più velocemente, si sono aggiunti moltissimi altri paesi. L'Olanda fu, diciamo, il matrimonio in Olanda fu un momento storico per la comunità
per la comunità gay internazionale, poi la Spagna di Zapatero, la Francia che prima fece i Pax, che era un istituto ancora più leggero di quello che hai previsto te, no? Che tu ricorderai benissimo. Io lo ricorderò benissimo. Erano lo chiamavano matrimonio leggero, cioè un istituto che prevedeva non più della metà dei diritti di un matrimonio omosessuale, di un matrimonio diciamo eterosessuale, e che tant'è che si poteva ad esempio rescindere con una raccomandata, con una maniera molto semplice, le modalità di divorzio tra virgolette erano molto semplici. Poi la Francia con Hollande è arrivata a promulgare i matrimoni anche per le persone omosessuali, anche per le coppie omosessuali, e poi insomma quest'estate, poco prima di quest'estate, questa straordinaria rivoluzione che è arrivata prima, che è passata prima dall'Irlanda, dove un referendum che tanti pensavano per perso fu vinto invece, no? Il referendum è stato vinto, se non mi ricordo male, nel giugno scorso in Irlanda, e poi subito dopo la straordinaria decisione della Corte Costituzionale del paese più importante forse del mondo, che apre definitivamente in tutti gli stati dell'Unione, in tutti gli Stati Uniti, apre definitivamente il matrimonio anche alle coppie omosessuali. In Italia no, iniziamo appunto alla fine degli anni Ottanta con questo timido progetto di legge, Arcigay che spinge per iniziare a calendarizzare un qualcosa, e abbiamo avuto tantissime speranze e tantissime delusioni in questi anni, no? come comunità omosessuale. Abbiamo avuto grandi speranze di governi di centrosinistra che promettevano grandi cose e che poi alla prova dei fatti invece sono spesso rivelati dei clamorosi insuccessi, no? Penso ai Pax, che Franco Grillini, che veniva dalla presidenza di Arcigay ed entrò in Parlamento anche per questo suo ruolo sui diritti LGBT, i Pax, la proposta di legge sui Pax che Grillini presentò e che non arrivò nemmeno in discussione, alla proposta di Dico che Prodi fece approvare dal Consiglio dei Ministri, ma che non arrivò nemmeno quella in discussione. E poi appunto arriviamo all'irrigidimento anche negli anni successivi, parlo dei primi anni 2000, del movimento gay, che a quel punto iniziò a dire: va bene, visto che non, diciamo, col nostro moderatismo, con un atteggiamento riformista dei piccoli passi, non siamo riusciti a ottenere nulla, puntiamo al matrimonio gay e vogliamo soltanto quello, e forme di mediazione non ci interessano. Quindi anche un irrigidimento, un massimalismo di pezzi del movimento LGBT che anche in questi mesi, anche in questi anni tu sicuramente hai vissuto come tra le critiche che ti sono arrivate. E poi nel 2012 Matteo Renzi, che si candida alla segreteria del Partito Democratico, invece con un programma che prevede queste unioni civili sul modello della tedesca, no? Il ragionamento molto semplice è: l'Italia non è pronta culturalmente per il matrimonio, anche se ormai i sondaggi sono chiari su questo, perché la stragrande maggioranza, non la stragrande, il 56-58% degli italiani, specie tra le giovani generazioni, si dichiara favorevole anche al matrimonio gay, ma comunque diciamo non ci sono le condizioni politiche, mettiamola così, in Italia per approvare il matrimonio gay, quindi puntiamo su un modello di sostanziale equiparazione. Allora, la domanda è: come siamo arrivati in commissione, a che punto siamo evidentemente, ma innanzitutto come siamo arrivati a questo testo di mediazione definitivo, su cui a marzo tu sei riuscita ad ottenere il primo risultato importante, che per la prima volta nella storia del Parlamento italiano siamo arrivati a un voto favorevole di una delle due commissioni, di uno dei due rami del Parlamento, su un testo appunto delle unioni civili. Dunque, intanto ti ringrazio per questo excursus storico. Io in quegli anni non ero in Parlamento. Facevi la gattara. Facevo la gattara. Non era nata ancora. No, beh, oddio. Ma sì, dai, diciamo, ci credono. Sì, sì. No, io sono grande comunque. Grande. Sono del 63, ho 52 anni, insomma non so. Ma li porti benissimo. Perché sono vegetariana, non mangio gli animali. I vegetariani hanno un'età biologica. Un applauso, dai. Tu
mangiate, età biologica ed anagrafica, nei vegetariani non corrisponde. Per questo io porto male i miei 16 anni. Quante bistecche le mangi? Molteplici. Non tutte quelle che vorrei, guarda. Allora, in Commissione Giustizia le cose non sono facili. Il Presidente della Commissione Giustizia è il senatore Nitto Palma di Forza Italia, che è diventato Presidente della Commissione Giustizia quando questo Parlamento si è insediato, nel marzo del 2013, perché Renzi a noi ci ha fatto un grande regalo, che è quello della velocità, ma in realtà questo Parlamento era il Parlamento che si è formato quando Bersani era segretario del PD e quando ancora c'era Monti al governo. Quindi noi abbiamo dovuto imbarcare all'inizio addirittura Forza Italia per fare un governo virgolette di salvezza nazionale. Imbarcando Forza Italia, allora hanno preteso alcune presidenze di commissione, Commissione Giustizia del Senato, che in termini di valore politico è la seconda commissione del Senato dopo Affari Costituzionali, è andata al senatore Nitto Palma, che è tuttora presidente. Quindi abbiamo un presidente di commissione di opposizione. Far approvare il testo base, che univa ben 15 testi diversi, 15 testi anche belli, molto belli, penso al testo per esempio del senatore Marcucci, che era un testo molto avanti, molto evoluto, un testo molto importante, però dentro c'era per esempio una proposta di Giovanardi, poi c'erano testi di altri colleghi, insomma questo testo che io ho composto ha ottenuto 14 voti favorevoli. 14 voti favorevoli vuol dire la maggioranza della Commissione Giustizia, ma una maggioranza diversa dalla maggioranza che sostiene il governo in questo momento. Quindi noi abbiamo avuto i voti di 9 del Partito Democratico, tutti, abbiamo avuto i voti di Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto, i socialisti, e abbiamo tenuto fuori dal voto ottenuto in Commissione il Nuovo Centrodestra. Il punto di fondo di questo stallo della Commissione Giustizia in questo momento è dovuto a questo: un alleato di governo, partito che governa con noi, che non voglio essere cattiva, ma insomma i sondaggi li vedete tutti e sapete a quanto sta, che esprime 3 ministri pesantissimi, interno, sanità, ambiente, in un governo dove comunque il partito di maggioranza relativa, di maggioranza più importante che il PD, chiede di votare presto Unioni Civili, noi abbiamo un senatore di Nuovo Centrodestra che ci ha fatto da solo 1400 emendamenti. Allora, o sei d'opposizione o sei di governo. Se sei d'opposizione, te ne vai all'opposizione, esci dal governo, ammolli i ministri, ammolli le poltrone e fai la tua opposizione. Se sei di governo, componi, aiuti, medi, arrivi ad una trattativa, ma sei un partito di governo. Questo è quello che accadrà i primi di settembre. Noi ci siamo dati con Renzi, con la Boschi, con coloro che aiutano a fare il calendario dell'aula, questo step. Il 2 settembre alle ore 13 riapre Commissione Giustizia, noi faremo un calendario lungo, prevederemo anche delle notturne, prevederemo una settimana di lavoro intenso. Se in questa settimana di lavoro il senatore Giovanardi, il senatore Malan, il senatore Gaspar, il senatore Marinello arriveranno a più miti consigli, bene, altrimenti il canguro non si può fare in commissione, che è quel meccanismo che salta gli emendamenti, si può fare solo in aula, altrimenti noi siamo pronti ad andare in aula senza relatore. Ma io lo dico davanti a voi, so in quanti mi sostenete e mi seguite, io non servo a niente. Nel momento in cui tu blindi la tua maggioranza, tu hai i voti dei compagni di sella, hai i voti degli amici del 5 Stelle, hai un Partito Democratico coeso, avremo 10 voti di coscienza dei senatori dell'area ultracattolica e va bene, ce li avremo, lasciamoglielo fare, ma abbiamo tanti voti che arrivano ampi, che arrivano da fuori. Non posso dirvi i nomi, ma ci sono senatori che ci voteranno di Forza Italia, ci sono senatori che ci voteranno della Lega, ci sono senatori che sono venuti a me di Nuovo Centrodestra a dirmi io ti voterò. Allora non ci facciamo la testa, andare in aula senza relatore ci si va. Ci abbiamo fatto la legge elettorale senza relatore, ci abbiamo fatto la riforma della scuola, bella o brutta che sia considerata, senza relatore. Il voto si orienta, ve lo ricordate il Colosseo? Vita, morte. Io gli emendamenti li so a memoria, quindi sono tutti contrari. Parere contrario a tutti. Faremo 500 votazioni e le faremo. Quante volte siamo stati in aula 2-3 giorni su provvedimenti importanti?
Giovanardi non mi fa paura, è venuto qua, mamma mia, diciamoglielo, troviamo i vecchi ricordi di quando Giovanardi è venuto a mamma mia, e se ne fa una ragione pure lui, giusto? Ah, anche perché oramai, se non si insiste su questa linea, si continua per l'ennesima volta ad accantonare, insomma, tanta fatica anche fatta per buttare giù questo testo. Ma sai, accantonare non è tanto per la mia fatica, accantonare è per la vostra vita, i vostri diritti. Ma come cazzo si fa in un paese a vivere ancora senza diritti, senza discriminando? Non è il caso. A proposito di questo, ma cosa cambia? Spiega in parole povere cosa prevede il tuo testo di legge. Il mio testo di legge prevede che loro due, oppure loro due, appena il testo è approvato, diciamo, speriamo, tutti fate le corna, gennaio-febbraio 2016, perché ci vuole anche la firma del Presidente della Repubblica, possono andare nel loro comune, dal loro sindaco, e chiedere la pubblicazione della loro promessa, che non si chiamerà di matrimonio ma di unione civile, quindi la pubblicazione. I sindaci avranno forma libera, io non ho messo una forma specifica, perché è giusto che i sindaci possano dare più o meno possibilità, risalto, possibilità. Mio marito, che fa il sindaco in un comune vicino a Roma che ha un litorale bellissimo, fa i matrimoni sulla spiaggia. Farà obiezione di coscienza, lo sappiamo. Farà le unioni civili sulla spiaggia, che sarà una figata terribile, però per dire. Mi piace, l'ho sempre sognato. Al tramonto, sulla spiaggia. Con l'arco di fiori. Ci deve essere tutto. Inutile buttare i soldi e andare alle fici. Andiamo a Fiumicino. Poi con l'infradito è più comodo. Allora, succederà che loro due vanno dal sindaco e chiedono di poter celebrare la loro unione civile dopo X giorni, prenotando il giorno e portando il loro testimone, uno per parte, come si fa nei matrimoni. Ovviamente sarà fatto il rito con più o meno enfasi, come vorranno gli sposi, come vorrà il sindaco, come il comune si attrezzerà a fare, tanto ci si potrà sposare in ogni comune d'Italia. La domanda che mi hanno fatto tempo fa in un'assemblea è se io sto in un comune dove il sindaco è contrario. Ci sarà un obbligo per il sindaco. Ci sarà un obbligo, però non ci sarà l'obbligo di loro due di andare a stuzzicare col sindaco omofobo, virgolette, invece andranno a farlo da un sindaco gay friendly. Quindi ci si potrà fare l'unione civile in tutta Italia. E avremo libero. Anche un po' di turismo matrimoniale. Fighissimo, perché no? Perché no? A questo punto, dal momento in cui la coppia ha sottoscritto l'unione civile, ecco, questa è un'altra cosa molto carina che vi voglio dire, l'unione civile sarà registrata nel registro dell'anagrafe del comune, non ci sarà il registro delle unioni e il registro dei matrimoni, perché anche quello è discriminatorio, ci sarà un registro unico, dove ci sarà scritto, che ne so, Monica Esterino, matrimonio il giorno tale, ci sarà scritto Giovanna e Mirella, unione civile il giorno tale. Stesso registro, il registro anagrafico è uno, le famiglie sono tutte uguali, e anche questo è un segno. Quindi il registro è uno. Da quel giorno in cui voi avete fatto l'unione civile cominceranno a scattare tutti i diritti. Fate sempre quale? Le corna. Quale? I diritti che sono tutti quelli degli sposati. Corna. Una dei due fa un incidente in motorino, va in sala di rianimazione. Documento, unione civile con Giovanna si mette la tutina e sta in sala di rianimazione finché a furia di baci e coccole lei non guarisce. L'altra, sia uno dei due fa una marachella e viene arrestato. Documento, unione civile tra Pierpaolo e Giovanni, accesso all'oratorio lì dove si va a parlare con il detenuto. Questi sono gli esempi più brutti, facciamo gli esempi esatto. Più belli. Oggi faccio l'unione civile tra Mirella e Giovanna, Giovanna lavora alla Telecom, ma ha diritto ai 15 giorni di ferie matrimoniali, okay. Perché è comunque uguale. I soldi, l'eredità. Eredità tutto uguale. Ok. Tutto uguale. Assegno di reversibilità della pensione. Reversibilità 100% uguale a quella degli sposati, quindi dopo un certo numero di anni. Ovvio, certo. Congedi parentali. Esatto. Tutti. Assegni familiari. Se avete un bambino, se lo avrete, quando lo avrete, se uno dei due non lavora, tutti uguali. Quelli sono già stati calcolati. Già c'è un emendamento mio, perché l'ho dovuto fare dopo il parere della Commissione Bilancio, ma lo trovate su internet nel sito della Commissione Giustizia, è il mio articolo 19 bis, e lì ci sono già tutti i soldini dello Stato,
accantonati per chi farà l'unione civile. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Il primo punto che io ho messo nella legge è stata la reversibilità, per due motivi. Uno, perché in Germania non c'era, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la CEDU hanno affossato la legge e loro l'hanno dovuta mettere. Quindi arriviamo per ultimi, ma arriviamoci senza gli errori degli altri, almeno una cosa buona, impariamo da loro. Secondo punto, che questo va detto forte a tutti gli eterosessuali e in particolare ai senatori e ai deputati eterosessuali che sono la maggioranza di questo Parlamento, che è un Parlamento di privilegiati, perché noi eterosessuali siamo dei privilegiati, soprattutto noi sposati. Voi lavorate, avete la vostra busta paga, pagate l'INPS uguale alla mia busta paga, che pago anch'io il mio INPS come mio marito, però la state pagando, la quota di reversibilità la state pagando per me, per i miei fratelli, per mia madre. Allora, o vi viene riconosciuta la reversibilità, o vi viene spunta, non la pagate più, perché la dovete continuare a pagare per noi eterosessuali? Non c'è un problema di copertura della reversibilità dei lavoratori gay, perché siete voi stessi che ve la versate, pur sapendo che non la prendete. Io la trovo un'ingiustizia stratosferica, tant'è che in commissione dico sempre, o gliela diamo la reversibilità o gli facciamo pagare meno IVA. Facciamo l'esenzione. Godetevela, magnatevela, viaggiate, divertitevi, perché non ha senso che la continuate a versare per noi. Su questo, lavoce.info è un sito di economia e di statistica dove c'è lo studio specifico che poi è stato ripreso dall'INPS e da noi. Su questo i numeri sono chiarissimi, il primo anno siamo sotto i 300.000 euro, cioè, niente, ovviamente, però c'è manco una casetta qua sul lungomare, cioè. Nel 2026 saranno 6 milioni di euro. Quando io ero gattara, il comune di Roma, te lo dico il romanesco, spendeva 8 milioni di euro per i canili. Di che stiamo a parlare? Certo, e questo lo dobbiamo dire a chi diceva l'INPS salterà, lo Stato andrà in bancarotta, sono milioni e milioni di euro, non salta niente. Ecco, invece mancano le adozioni, ma c'è la stepchild adoption, e ora ci spieghi cos'è. Sì. Io sono molto addolorata del fatto che manchino le adozioni, perché io credo che in questo paese dove le adozioni sono vietate ai single e sono vietate ai conviventi, noi continuiamo ad essere medioevali. Perché se una donna vedova continua a crescere i suoi figli, non vedo perché una donna single non può adottare un bambino e crescerlo con lo stesso amore di una mamma che è rimasta vedova. Allora anche su questo si potrebbe fare un ragionamento, ma mettiamolo da parte. La stepchild adoption, a me piace parlare in italiano, si chiama estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner, il che vuol dire che esattamente ciò che i tribunali dei minori hanno già riconosciuto in, certo, Italia, certo. Roma, luglio 2014, e guardate, il Tribunale dei Minori di Roma non è un posto semplice, Torino, Palermo, vuol dire che se Mirella e Giovanna è la mamma biologica di una bambina, Mirella potrà chiedere l'estensione della responsabilità genitoriale e adottare quella bambina che stanno crescendo insieme, in modo tale che se succede una cosa brutta e la mamma biologica viene a mancare, corna, grattate e quant'altro, lei continua a crescere quella bambina, che è comunque di fatto la sua mamma da quando quella bambina era piccola. Se non ci fosse l'estensione della responsabilità genitoriale, alla morte del genitore biologico il bambino va in casa famiglia e viene reso adottabile dalle coppie che stanno in lista d'attesa. Ci sono i genitori di genitori. Oppure ci sono i nonni, oppure ci sì, sono magari gli... però hanno un pessimo rapporto con la sua ex compagna. Quasi sempre. Esatto. E quindi a tutela del minore, perché la nostra Costituzione, certo, dice che la tutela dei bambini è prioritaria nella nostra Costituzione, l'estensione della responsabilità genitoriale tutela quel bambino. Quanti mi dicono in queste ore, questo legittima il fatto che coppie di due uomini vanno in California piuttosto che in Canada e con la gestazione di sostegno tornano in Italia con un bambino di cui uno solo è il padre biologico, l'altro diventa adottante e quindi si legittimerà in Italia che un bambino può avere due padri e due madri. Allora, punto uno.
noi parliamo del Canada piuttosto che della California, non è che stiamo parlando dei paesi canaglia dove c'è l'ISIS, cioè paesi con i quali noi abbiamo relazioni diplomatiche stabili e siamo anche alleati di svariate cose da sempre. Quindi non è che io, legislatore italiano, vado a tirare le orecchie al Canada a dirgli tu c'hai questa legge che a me non mi va bene, quindi i cittadini italiani se vengono in Canada non la fanno. Ma di che parliamo? Parliamo di un diritto internazionale che vede un riconoscimento reciproco di diritti, e nel momento in cui un cittadino italiano in Canada applica pedissequamente, rispettandola, una legge, non vedo per quale motivo lo Stato italiano non debba riconoscerla, punto uno. Punto due, ciò non introduce in Italia la gestazione di sostegno, perché la gestazione di sostegno in Italia, ai sensi della legge 40, è vietata, resterà vietata. In Italia è vietata l'eterologa per coppie dello stesso sesso, quindi, come ha detto prima Alessio, c'è un turismo matrimoniale da un comune all'altro, c'è un turismo procreativo? C'è un turismo procreativo, certo. Ma questo non lo dice Monica Cirinnà, pericolosa atea di sinistra, questo lo dice Eugenia Roccella, che ammette che il 98% delle persone che vanno a fare gestazione di sostegno in Canada, piuttosto che in California, piuttosto che in altri paesi, sono gli eterosessuali sterili sposati, perché una povera donna che ha avuto l'operazione all'utero e alle ovaie e che non può più procreare, ha un desiderio di maternità con il marito, va in questi paesi, fa la gestazione di sostegno e poi torna, è tutto a posto, perché è la famiglia eterosessuale che finalmente ha coronato il sogno di maternità e ha questo bimbo. Ok, quella è una famiglia eterosessuale di sposati sterili, ma la mia è una famiglia di due donne o di due uomini, peraltro non sterili, e non vedo per quale motivo non gli si possa riconoscere una genitorialità piena e non gli si possa riconoscere lo status di famiglia. Questo nel mio testo c'è e non sarà toccato. Soprattutto perché parliamo dell'interesse del bambino. Prima di tutto. Lo scorso anno il concorso Mister Gay è stato vinto da un ragazzo, Arzium, un ragazzo di origine bielorusse adottato da una coppia di italiani gay, e la sua elezione, io non so, probabilmente sull'onda emotiva probabilmente sarà stata motivata anche dal fatto che lui sul palco ha detto che lui era in un orfanotrofio, così, e ha detto per i bambini che sono rinchiusi in un orfanotrofio, cioè a questi bambini non interessa finire con due mamme, con due papà, con otto nonni, eccetera eccetera, interessa solo essere amati e quindi essere tolti da questi istituti, le quali molto spesso, insomma, si sente parlare anche in maniera piuttosto negativa. E io mi sono sempre chiesta, ma cosa c'è di complicato nel capire che effettivamente un bambino ha bisogno di essere sostenuto, e quindi cioè, perché ci si perde in tante trafile burocratiche, di legge, tanti impedimenti, tanto politichese, eccetera eccetera, e non si riesce invece a tutelare, appunto, come ha detto, nella Costituzione c'è scritto la tutela del bambino è prioritaria, eccetera eccetera. Allora, che cosa ci blocca? Perché ci si deve fermare con dei filtri quando invece è una cosa che dovrebbe essere chiara e naturale a tutti, indipendentemente dalle proprie idee relative all'omosessualità o meno? Io penso che questo paese, l'abbiamo detto in apertura, Alessio mi può anche aiutare nella storia un po' politica, questo paese abbia un grande problema culturale, un gap culturale che noi possiamo colmare semplicemente con la normalità, con la quotidianità, passando per unioni civili, passando presto nel ripescaggio della legge contro l'omofobia, dimostrando a queste persone che una coppia di due uomini e di due donne non ha nessuna differenza rispetto a una coppia di eterosessuali. Nella quotidianità noi sconfiggeremo lo stereotipo, perché in Italia noi ancora viviamo con la famiglia del mulino bianco, la mamma col papà, col bambino, col biscotto, col canetto che scodinzola. Non c'è una possibilità di uscire dallo stereotipo se non dimostrando che quotidianamente le cose possono cambiare, perché il tuo vicino è una coppia di due uomini, perché la compagnuccia di scuola di tua figlia sta in una coppia di due mamme, in una famiglia di due mamme. È la quotidianità che a noi ci farà crescere, ed è bene quello che ha detto prima Alessio, nei sondaggi i giovani sono molto più avanti. Il Parlamento
Ora, questo è un Parlamento, secondo me, abbastanza buono. C'è un numero altissimo di donne, c'è un numero altissimo di giovani tra i 40 e i 50 anni. Uno dice: ammazza, giovani tra i 40 e i 50 anni, per il Parlamento sì, per il Parlamento di questo paese anche sì, purtroppo. Io sono considerata una giovane senatrice a 52 anni, cavolo, una ragazzina in confronto agli altri, capito, una pischella. Il punto vero è questo: noi possiamo in questo Parlamento ottenere il massimo che possiamo ottenere, e poi sta a voi farlo diventare la normalità della vita delle nostre città, dei nostri piccoli centri, dimostrare che, come dicono i professori di peso che noi abbiamo ascoltato in Commissione Giustizia, pensa all'audizione di Ammanniti, pensa all'audizione di Lingiardi, un bambino per essere felice deve essere amato, seguito e attenzionato nel suo quotidiano. Poi se sono due papà o due mamme a farlo, l'importante è che quel bambino sia il centro di quella famiglia, il centro della loro vita e del loro amore. Guardate, io mi spingo a dire una cosa che spero voi non vogliate intendere male. Ma sapete in quante coppie eterosessuali io sento dire: vabbè, sì, abbiamo fatto il terzo figlio, è arrivato. Ma che uno di voi può dire è arrivato? La genitorialità delle famiglie same sex delle volte arriva ad essere una genitorialità talmente cercata, talmente voluta, talmente studiata, talmente lottata, no? Anche delle volte contro le stesse famiglie, contro gli stessi parenti, che quel bambino così desiderato è davvero un bambino fortunato, un bambino amatissimo. Io sono stata alla festa delle famiglie Arcobaleno il 3 maggio a Salerno. Guardate, è stata un'esperienza bellissima per me che ho 4 figli, un'esperienza fantastica, perché veramente ho visto quell'amore limpido, puro, quell'amore che si vuole sbattere in faccia a tutti, questi due papà che si tenevano per mano spingendo quella carrozzina. È lì che noi vinceremo quando avremo fatto questa rivoluzione culturale, in barba a tutti, in barba agli omofobi, ai preti, in barba a tutti quegli stereotipi che ancora ci colpiscono. Quindi è lì che noi faremo il passaggio, al fianco degli eterosessuali illuminati, perché guardate, siamo tanti a pensarla così, siamo tanti. Non è un caso che la relatrice della legge sia un eterosessuale sposata con 4 figli, non è un caso. Gattara. Senti, ma perché dici che la volta buona? Cioè, qua veniamo a prendere tu, ma vieni, faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? Ovviamente dice: vieni qua, la legge, 8 articoli, pari diritti, mancano solo 2 cosette, ma insomma la zuppa è pronta, è buona e verrà sicuramente sfornata. Ma noi perché ti dobbiamo credere? Cioè, perché dobbiamo, dopo Prodi, dopo Edico, dopo Bersani, dopo i Didoré, non so se te li ricordi, di Brunetta. Dopo tutta questa sequela di questi anni in cui ci sono stati proposti istituti di ogni tipo, le fatte promesse più o meno mirabilanti, ma perché questa deve essere davvero la volta buona? Perché c'è un Parlamento c'è il Parlamento più laico della storia della Repubblica Italiana, perché c'è Matteo Renzi, perché ci sei te, perché... Non ne so perché sentimento, no, non lo so, perché sentimento, perché sentimento nel Paese è cambiato. Per tutte queste cose insieme, il sentimento del Paese è cambiato, i giovani sono molto più avanti di noi, però se dovessi fare una scala di valori, al primo punto ci metterei Matteo Renzi. Matteo tutte le cose che ha detto le ha fatte. E io tutte le volte che l'ho incontrato, ve lo giuro sui miei cani, che è il mio giuramento più sacro, Matteo mi ha detto: oh, a che punto sei? Quanto ti manca? Vai avanti, 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 andare avanti, andare avanti. Tutte le volte che sono uscite indiscrezioni negative, qualcuno si arrabbierà, ma io lo chiamo il falso quotidiano. Sul falso quotidiano spesso sono usciti il fatto quotidiano, titoli, no? La Boschi blocca la Cirinnà, la Boschi, non è vero niente. A me sia la Boschi che Matteo mi hanno sempre detto: andare avanti, andare avanti, andare avanti. Quindi è vero, tante componenti, il Parlamento più laico, i 5 Stelle che sono con noi, una possibile maggioranza alternativa, però non lo dico per campanilismo, io vengo dai Verdi, immaginatevi, ma senza Matteo non saremmo a questo punto. E facendo sempre l'avvocato del diavolo, perché noi ci dobbiamo accontentare del matrimonio gay? Perché dobbiamo subire, delle unioni civili, perché dobbiamo subire
ovviamente io non la penso così, sono d'accordissimo con te, ma perché noi dobbiamo subire questa ennesima discriminazione con un istituto giuridico, diciamo, nuovo, fatto su misura per noi, come se fosse un piccolo ghetto, perché, perché ci dobbiamo accontentare? Beh, intanto io non sono molto contenta che la legge sulle unioni civili sarà la legge Cirinna. Io, come dire, legare il mio nome a un istituto comunque buono ma sempre discriminatorio non è che mi faccia gran piacere. E dico anche, come diceva Martin Luther King, mi piacerebbe diventare inutile. Quindi io spero che unioni civili campino quei 3, 4, 5 anni per dimostrare che non piovono rane dal cielo e poi si arrivi subito al matrimonio. Sarò io stessa, insieme a Sergio, insieme a tanti altri parlamentari, a cominciare subito la battaglia per il matrimonio. Però noi dobbiamo anche essere schietti e limpidi. Io credo che appunto i nuovi parlamentari come me devono essere persone che stanno tutti i giorni in giro, stanno per strada, parlano con le persone. Vogliamo stare altri 3-4 anni nell'ombra, nel nulla, o intanto ci vogliamo mettere al riparo rispetto alle questioni importanti della vita? Appunto il riconoscimento di un'adozione di un bambino, piuttosto che la reversibilità della pensione, piuttosto che i diritti che promanano dal vostro posto di lavoro, oppure vogliamo continuare a sperare che prima o poi questo paese diventi civile tutti insieme, arriveremo al matrimonio, forse perché la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare. Prima l'uovo o la gallina? Io dico, sono vegetariana, quindi sempre solo l'uovo, però intanto pigliamoci questo, mi ci metto anch'io. Ma chi me lo dice a me, uno dei miei 4 figli non mi diventa gay? Ma magari, almeno avrà dei diritti, almeno avrà dei diritti. Dopodiché arriveremo al matrimonio, arriveremo al matrimonio tutti insieme dimostrando quello che ho detto prima, che questa società sarà diventata migliore con le unioni civili e con il rispetto delle coppie same sex, e quindi il matrimonio non sarà un flagello ma sarà un ulteriore arricchimento. Non ho un'altra spiegazione vera, limpida da darvi, potrei dirvi per un'ora robe di politichese, potrei dirvi la verità, che un pezzo di PD il matrimonio non lo vota nemmeno oggi, e quindi sta a noi dall'interno fargli cambiare idea. Ma se io avrò 10, forse 12 voti di ultracattolici del PD che non voteranno unioni civili, se noi fossimo oggi al DDL 15 di Sergio sul matrimonio egualitario, forse sarebbero 30 o 40, e questo, su questo tu sei anche più bravo di me a fare la geografia. Dalla foga con la quale parli, su di te, insomma su tutto quello che ci stai dicendo, non si possono avere dubbi, ma secondo te quanti che ti hanno preceduto, hanno fatto tutte le varie proposte eccetera eccetera, realmente credevano in quello che stavano dicendo, e quanti invece l'hanno detto per propaganda elettorale, per accaparrarsi i voti eccetera eccetera? Non lo so, non mi piace parlare degli assenti, in quel nei parlamenti precedenti io non c'ero, facevo l'assessore a Roma, governavo una bellissima città, prima con Rutelli poi con Veltroni, non lo so. Sai, la ricerca del consenso è una cosa facile. Però credi che in alcuni casi sia stata strumentalizzata? Sì, certamente, 100%. Anche perché se sei un politico che ha un po' di fiuto, che ha un po' di naso, gente come me che sta sempre per strada, che sta sempre fra le persone, tu lo capisci subito se una proposta che il tuo mondo, il tuo popolo, la tua gente ti chiede a gambe per camminare là dentro, perché insomma il Parlamento è un po' come un girone infernale, tu lo sai subito dove puoi arrivare. Se ti vendi un risultato che non riesci a portare avanti, illudi le persone, fai sicuramente una figuraccia e poi cerchi di uscirne dicendo sono una vittima perché non me l'hanno fatto fare. Ma non cominciarla una strada di quella natura. Io l'ho cominciata perché avevo capito due cose. Uno, sicuramente il mio partito era pronto, Renzi era pronto, la spinta che veniva dai giovani parlamentari, i nuovi eletti come me, era molto forte. Due, l'Italia ormai è l'ultima, quindi non possiamo continuare a stare nel nulla. Tre, vi faccio un po', come dire, una piccola confessione,
Io ho pensato, cavolo, il tuo primo mandato, sei appena stata eletta, ti metti in una partita così, sicuramente te la faranno pagare, nel bene o nel male. Ma io per fortuna non c'ho niente da perdere, perché io ho il mio lavoro. Se non faccio la parlamentare faccio tante altre cose, lavoro, ho il mio stipendio, ho la mia vita, ho la mia azienda agricola. E questo, guardate, quando andate a votare pensateci, la libertà di chi vive del suo e non vive della poltrona in cui voi lo state mandando è la prima cartina di tornasole di come si comporterà quella persona. Se sei ostaggio del posto in cui stai perché quel posto ti dà da mangiare, quella è una cosa che non va bene. Posso offrirti qualcosa da bere? Quindi ci domando, ho dell'acqua oppure dell'acqua? L'acqua? Sui tempi invece. Allora, perché qua poi prima dovevano essere fatte l'anno scorso, poi sicuramente entro luglio passeranno il Senato e sono ancora lì al Senato, per quanto un po' di passi, oggettivamente li avete fatto un po' di passi in avanti, no? Allora, che possiamo dire? Che cosa accadrà al rientro dalle ferie di voi deputati? Ci sono dei termini entro i quali assolutamente questa legge va fatta passare, perché sennò poi chissà dove finisce. Allora, chiariamo due punti fondamentali. Il primo, questo è un DDL di iniziativa parlamentare. Il governo non c'entra niente. Non questa può... è stata una scelta precisa di Renzi, no? Geniale. Certo. Geniale. Perché il governo può fare un decreto, il decreto va convertito dal Parlamento entro 60 giorni, se il Parlamento lo converte quella cosa è legge. Per far passare unioni civili come un decreto del governo, Renzi avrebbe dovuto negoziare con i tre ministri di Nuovo Centrodestra di cui sopra e avrebbe dovuto svendere dei pezzi pur di ottenere il risultato. Allora noi abbiamo scelto la via parlamentare, cioè non si vendono i diritti degli altri, sulla pelle degli altri. Noi parlamentari eterosessuali, furbetti e speciali in un certo senso per la legge, non ci mettiamo a vendervi le vostre vite. Facciamo un testo di natura parlamentare nel quale io mi metto sul mercato e mi cerco i miei voti, come me li sono trovati. Allora qual è il punto? La via parlamentare è una via molto più lunga rispetto alla via governativa e alla via del decreto. Poi noi ci siamo dovuti scontrare con un pezzo molto complicato, che io cerco di spiegarvi in parole molto facili, che è il parere della Commissione Affari Costituzionali. Cioè noi abbiamo rischiato di infilare il testo delle unioni civili in un parere negativo di Affari Costituzionali. Se il testo fosse stato dichiarato incostituzionale sarebbe morto. Quindi io ho dovuto levare tutti i riferimenti all'articolo 29 della Costituzione, che è l'articolo della Costituzione che istituisce il matrimonio in Italia, prendere le due sentenze della Corte, chi di voi segue un po' queste vicende le conosce, la sentenza del 2010 e del 2014, ancorare il testo delle unioni civili all'articolo 2 e all'articolo 3 della Costituzione, cioè il riconoscimento delle coppie same sex come formazioni sociali, e l'articolo 3, il diritto all'uguaglianza, quindi l'uguaglianza tra un eterosessuale sposato e due persone dello stesso sesso unite civilmente devono avere gli stessi diritti, tranne quelli espressamente vietati che vi ho detto, adozione e l'altro, della legge 40. A questo punto io ho ottenuto il parere favorevole di Affari Costituzionali, vi invito ad andarlo a leggere, la senatrice Finocchiaro ha scritto un parere meraviglioso. E poi ho dovuto passare la seconda forca caudina, che è il parere della Commissione Bilancio, quindi i soldi, quindi la copertura della reversibilità, la copertura degli assegni familiari, la copertura di tutto quello che andava coperto, pensate per esempio alla parte fiscale, no? La tassazione eccetera. Ottenuti questi due pareri sono arrivata agli emendamenti e ho avuto l'onda negativa degli emendamenti di Giovanardi. Allora, calendario vero il 2 dalle 13. Proveremo una settimana. In questa settimana tutti i nostri, come si dice quando ci sono quelli che vanno a trattare, no? Durante una guerra ci sono i mediatori, ci sono tutti quelli che possono andare a trattare andranno a trattare.
sapendo che sui diritti fondamentali questi non si possono toccare. In questo la Boschi è stata molto chiara, l'ultima volta abbiamo fatto la riunione al Senato, la Boschi ha detto reversibilità, diritti sociali, estensione della responsabilità genitoriale non si toccano. Si può trattare su questioni formali, appunto se fare le pubblicazioni, se levare per esempio l'articolo 147 o 146 del codice civile come incipit e invece esplicitarne i diritti. Trattative su questioni formali si possono fare, ma in questo noi abbiamo quella prima settimana lì, diciamo che intorno al 15 settembre la strada sarà segnata nel senso che Nuovo Centrodestra o sta dentro o sta fuori, si va in aula con relatore o senza relatore. Renzi questa volta ha parlato, e anche Ivan Scalfarotto, al quale va comunque sempre il mio pensiero, il mio saluto, ha interrotto il suo sciopero della fame, lui ha detto che entro il 15 ottobre questa roba deve essere uscita dal Senato per andare alla Camera. Io che conosco il Senato dico entro il 31 settembre, perché poi inizia la sessione di bilancio e quando si parla di soldi ogni cosa è buona per trattare, e la vostra pelle no sul bilancio, quindi io dico 31 settembre, lo sapremo a metà del mese. Io vi terrò informati con i tweet, con i Facebook, e poi pure fatevi sentire, mandate chiocciola a Matteo Renzi. Forse sta donna ha bisogno di un po' di nostro sistema, un bel applauso. Ma io mi stavo chiedendo, sotto che stabito si nasconde Wonder Woman, hai fatto un lavorone, è mimetico, è da guerriglia, io lo so già. Altro che un gatto, un ghepardo. Infatti, hai fatto un lavorone andando a prendi sposta un collage incredibile. E... Io ho avuto un grande maestro nella vita, ho avuto un'enorme fortuna. Io sono laureata in giurisprudenza. E mi sono laureata in procedura penale con Franco Cordero, penso che molti di voi sappiano chi è Franco, e poi sono stata per 15 anni sua assistente nella cattedra di procedura penale alla Sapienza, e lui era un grande maestro di laicità, perché un buon parlamentare deve sapere che risponde alla sua Costituzione e al suo Stato. L'Italia è un paese laico, è vero che noi abbiamo il concordato, ma io penso che tutto ciò che un parlamentare fa deve farlo per il suo popolo, per il suo mondo, per la sua società, e poi magari sarà una cosa che non farà. Pensate a quando noi abbiamo approvato la legge sul divorzio o la legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Quante donne cattoliche, mia mamma, noi siamo cinque, mia mamma che mai avrebbe fatto l'interruzione di gravidanza ha fatto sì, raccogliendo le firme, lavorando con tante donne in questo paese, tante donne di sinistra, tante donne cattoliche, per far sì che una donna che se la sente lo possa fare. Questa è la vera missione di un parlamentare: dare al proprio paese e ai propri cittadini la possibilità di avere un diritto. Poi sta alla coscienza di ognuno se usarlo o no quel diritto, ma intanto ce l'ha, è un patrimonio di tutti avere un diritto in più. E tenere coppie di persone dello stesso sesso nel nulla, nell'ombra, nell'omofobia, nella condanna ad essere gli ultimi, è una roba incivile. Poi noi vogliamo andare in Germania dalla Merkel e fare i galletti e dire su quello negoziamo, su quell'altro negoziamo, e ci facciamo tirare le orecchie sui diritti umani sempre, sul fine vita niente, sulle unioni civili niente, matrimonio egualitario per carità, adozione dei single niente, coppie di fatto vogliamo parlare di chi convive etero gay da tanti anni? Provate a subentrare in un contratto d'affitto, coppie di fatto niente, ma come si fa? Dopodiché stiamo in Europa, stiamo nel G7, fra i 7 paesi più potenti del mondo, ma per gentilezza non ci fanno una pernacchia, per gentilezza. Sono questo educato. Allora, noi avevamo un'idea, giusto per questa sera, prima di chiudere, che era quella di lanciare da mamma mia questa sera una sfida, un challenge, dove... ti secchiate d'acqua, no? No, gelata. L'acqua è il simbolo per l'eccellenza delle relazioni amorose, dell'amore, è il bacio. Il bacio. Esatto.
E allora quindi ti invitiamo a fare un... cioè ci sono già i ragazzi del network del PD Toscana, del Partito Democratico Toscano. Sì, io li voglio ringraziare, voglio ringraziare Matilde Giovani prima di tutto del PD Network, che ha fatto tutti questi chilometri con me. Per lanciare prima te e poi tutti gli altri, anzi invitiamo il pubblico a farlo ovviamente subito dopo, anche Wanda ti tocca trovare qualcuno. Qualcuno. È anche una buona occasione, mi sembra di capire. L'ho visto, ce l'ho. E quindi si comincia. Quindi direi di prima di chiudere, insomma, di chiamare il tuo marito sul palco. Per lanciare questo bacio. Esatto, per lanciare questo bacio. Gli hashtag sono due, sono Kiss for Rights e Challenge appunto. Matilde, parti con gli hashtag. E vai col bacio. Non so, devi baciare a lei, non devi baciare a me. Non ci prova. Pronti? 1, 2, 3. Mi sembra di capire, l'altro non ci sei? Dai, un altro, approfittatene, dai. Su. Poi invitiamo gli altri a salire, nel frattempo io chiederei, esatto, di portarci... un piccolo va. Allora ragazzi, via, gli facciamo fare un bel applauso a... Infatti ragazzi, facciamo un applauso anche perché con la senatrice Cirinà andiamo a chiudere questi eventi culturali legati al Torre del Lago Pride Village. Non potevamo chiudere nel modo migliore. I fiori ti piacciono anche su questa? Rose rosse. Il rosso, il bianco, che è la purezza, c'è tutto. Allora, poi tu sei sicura che qualunque testo uscirà dal Parlamento, i nostri matrimoni saranno comunque favolosi? Certo. Su questo non c'è alcun dubbio. Sei pronta ad officiarne un centinaio a settimana? Perché lo sai che chiameranno tutti? Sai, sono già prenotata in un sacco di posti. Vedi, trovi qualcuno da sposare, ti chiamo anch'io. Allora, ancora un grande applauso a Monica Cerinà, un applauso di speranza, di incoraggiamento, Monica, dai.